brevemente, però così diamo la possibilità ai giornalisti di fare qualche domanda. Ma io volevo dire una cosa molto semplice alla stampa, è che quando si parla di questa industria sembra che l'altra industria non c'è, cioè l'industria del turismo, l'industria dell'ambiente, l'industria legata alla biodiversità. Allora io vi inviterei a pensare che il Parco Nazionale del Pollino, il parco più grande d'Europa, bisognerebbe ribattezzarlo il parco più triste d'Europa, perché 20 anni i nostri amministratori del parco non hanno fatto niente per farlo diventare un luogo che attrae la gente. E io voglio fare degli esempi concreti. Noi abbiamo il Pino Doricato, non c'è ancora un museo che possa ospitare una scolaresca in visita a questo, per vedere il Pino Doricato. Noi abbiamo il lupo, abbiamo il capriolo, abbiamo la lontra, abbiamo il cervo, abbiamo l'abete bianco, abbiamo le orchidee, bene. Sul Pollino non c'è niente di strutturato o realizzato, organizzato al parco, che faccia lavorare cooperative, associazioni, ragazzi laureati in scienze naturali, scienze forestali, in biologia, che possano ospitare le scuole. In una giornata come oggi, lui dice, ma una scuola che viene a fare? Certo, se vedere il Pino Doricato significa andare in mezzo alla neve, non ci vieni. Io l'anno scorso sono andato in Polonia per vedere i bisonti selvatici, ed è il museo enorme dedicato ai bisonti, era pieno di scuole. Allora voi immaginate quando arriva una scuola, 50 ragazzi che devono mangiare, che la devono dormire, è la guida che li deve accompagnare, è il bidello che deve pulire il museo, è il ristoratore che deve cucinare, lavare i piatti. Questo è il lavoro, questa è industria, questo è quello che non hanno realizzato fino a oggi. Presidente del parco e chi, anche quelli prima, queste cose o non le sanno proprio o non le vogliono fare, altrimenti io lo voglio, cioè Campotenese, io glielo vorrei chiedere, a Campotenese nel 1806 c'è stata una battaglia, truppe napoleoniche, cioè sono arrivate dalla Francia a fare una battaglia qua, ma ci vuole tanto a recuperare un manufatto di Palombaro, vecchie segherie, e metterci una mostra permanente dedicata a questa cosa, e uno ci può portare alle scuole a visitarlo? Ci vuole tanto? No, ci vuole l'Enel. L'Enel, secondo loro, porterà al lavoro. Grazie.